studenti al supermercato come promotori della sana alimentazione per la prima giornata di benessere. Ecco l'ultima iniziativa promossa dall'Associazione Cittadinanza Attiva in collaborazione con l'Ipersimpli di Iesi e l'Istituto Agrario Serafino Salvati. L'evento rientra nell'ambito della campagna Semplicemente Benessere, nata per sensibilizzare la cittadinanza sui corretti stili di vita. L'idea era quella di coinvolgere gli studenti per parlare e sensibilizzare su questi temi sia a casa che qua nel supermercato, e per questo si è scelto di coinvolgere come partner SMA Simpli, perché da sempre è attento sia al territorio che alle campagne di sensibilizzazione. È una buona opportunità che abbiamo colto con entusiasmo, perché comunque si parla di un argomento che è molto di attualità, è portato avanti da giovani che sono il futuro della nostra società, e noi siamo molto attenti a questo tipo di iniziative e come azienda Simpli e soprattutto come direttore di questo supermercato sono contento ed entusiasta di portare avanti questo discorso, che è un gioco che fanno questi ragazzi con delle app su un computer con i nostri clienti più o meno giovani di tutte le età, finalizzato a dare indicazioni su una sana alimentazione e quindi anche un percorso di acquisto all'interno del nostro punto vendita. La giornata di benessere è la conclusione del progetto realizzato dalla rete Scuola di Cittadinanza Attiva, che ha coinvolto 40 studenti dell'Istituto Agrario Serafino Salvati di Iesi. Nell'arco dell'iniziativa, alcuni tutor di Cittadinanza Attiva hanno svolto delle lezioni in classe sul tema dell'alimentazione, raccogliendo con gli studenti tutto il materiale necessario alla realizzazione dell'app Salute in Tavola Quiz. I ragazzi hanno poi utilizzato l'applicazione nell'arco della giornata di benessere svoltasi all'Ipersimpli di Iesi lo scorso 20 novembre, sfidando i clienti del supermercato a mettere alla prova le loro conoscenze su acquisto, conservazione e consumo dei prodotti alimentari. Abbiamo fatto 4 incontri con loro, dove loro sono stati protagonisti, perché le lezioni sulle tematiche dei consumi, della salute, benessere, semplicemente benessere, quindi abbiamo affrontato lo spreco, abbiamo affrontato i temi della conservazione dei cibi, abbiamo affrontato, non so, il tema della stagionalità, dei sani stili di vita. Insieme loro hanno poi relazionato tutto questo, perché rientra proprio nelle finalità della nostra associazione di promuovere la tutela dei cittadini nei campi della salute, della scuola, ma anche dei consumi. Oggi proprio la parte conclusiva, con il coinvolgimento anche delle persone che vengono a fare spesa qua, dispensando appunto i consigli. Sì, i ragazzi stanno utilizzando un'app che si può scaricare dal sito di Cittadinanza Attiva, ma anche dal app di Simpli Market, dove attraverso alcune domande sui temi che poi loro hanno affrontato a scuola cerchiamo di far capire che magari c'è ancora qualcosa da sapere, e quindi proviamo a sensibilizzare chi acquista su questi temi, e attraverso poi lo svolgimento di questo gioco alla fine c'è un punteggio. Al termine del quiz, a tutti i clienti veniva regalata in premio una shopper con stampata sopra la ruota della stagionalità dei prodotti. Un piccolo vademecum per non dimenticare ciò che si è imparato con il quiz. Alla fine di queste, quindi, una dozzina di domande, gli regaliamo in omaggio questa busta che rappresenta la ruota della stagionalità, che vari prodotti che vengono presi durante la stagione. Ad esempio, noi adesso siamo in autunno, troviamo nei nostri balconi uva, castagne, zucche, carciofi, eccetera. Quindi giusto per far vedere alla gente quale prodotto dobbiamo andare a comprare. Finora come sta andando? Vedo che sta andando piuttosto bene, cioè abbiamo la gente piuttosto è collaborativa riguardo per il nostro progetto, e quindi noi siamo contenti, anche perché essendo un nostro lavoro coinvolgere la gente è interessante, sì, ci piace. È stato molto bello per noi non fare delle lezioni dirette, ma fare a loro il percorso, perché poi qui erano i veri protagonisti qua al supermercato. E io sono molto soddisfatta di questo progetto, e come associazione penso siamo riusciti e riusciamo a fare quello che è nelle nostre corde, insomma, attraverso questi progetti.